Macchie di sangue sui pastrani. Un giorno del 40, con più pioggia di altri giorni, Johannes Bauger partì per il fronte come paracadutista dell'esercito tedesco. Per molto tempo vidi macchie di sangue sui pastrani morti in fila ordinati sui marciapiedi. Udì il passo dei soldati che rimbombava in tutta Europa, attributo ormai inutile di una guerra che la Germania stava per perdere. A Roma una notte disertai e per sfuggire alla ronda bussai al collegio dei padri passionisti, dove mi nascosero sino alla fine della guerra. Adesso sono passati 40 anni e sono fra Teodoro, insegnante di latino e greco nel liceo del collegio. Giorni fa ho accompagnato i miei alunni in una visita al cimitero dei tedeschi. Su una lapide di prima fila era scritto Hans Bauger, 1918-1945. Commento: i corpi militari di eccellenza, come i paracadutisti, sono l'incarnazione dell'insufficiente coscienza del popolo cui appartiene l'esercito che li esprime. A questi corpi appartengono spesso individui le cui vite ci appaiono eroiche e quindi degne di attenzione. I maestri immateriali invece spiegano che quelle vite, dal punto di vista dell'evoluzione che arrecano all'individuo, valgono spesso molto meno della vita di un travè, che passa i suoi giorni in un apparente grigiore. Ciò che conta, infatti, è la mutazione che le esperienze producono nell'essere che le vive. Chi vive vite arrembanti spesso è un cristallizzato che ha bisogno di essere scosso da esperienze forti per evolvere.